Il ghiaccio e la neve di questi giorni hanno letteralmente congelato anche i prezzi di frutta e verdura. Dopo l'allarme lanciato da Coldiretti sul rischio di perdita totale dei raccolti nei campi della regione e della provincia a causa appunto del maltempo, siamo andati al mercato delle erbe di Ancona per sapere dalla viva voce di fruttivendoli come sia davvero la situazione. Siamo riusciti comunque ad avere tutto nel banco e i prezzi sono rimasti invariati, a parte cose non di stagione che comunque hanno il prezzo alto in questo periodo, comunque non sono aumentate ulteriormente. I miei fornitori no, non hanno aumentato i prezzi, è sempre i medesimi insomma, però siccome ognuno abbiamo i nostri fornitori, può darsi che magari qualcun altro l'abbia aumentati. I prezzi insomma non sono aumentati, soltanto le zucchine oggi costano quasi un euro in più al chilo, anche se nei prossimi giorni è possibile che frutta e verdura di stagione costino di più. La frutta invernale non è danneggiata dalle gelate, la frutta di serra, la verdura e le cose non di stagione sono comunque coperte, quindi penso ci siano delle misure di prevenzione per queste cose. I banchi, riforniti dai grossisti, sono comunque ben assortiti, quelli dei piccoli contadini invece pressoché vuoti, i consumatori però non si lamentano. Ho trovato comunque roba buona, diciamo. Fresca, buona, abbastanza bene. Per cui la spesa si può fare lo stesso. Sì, grazie.